Salut à tous, Yarin Grazia Bide, Segono IP, l'information est dans ta France 3 Corse via Stella. Principe Moukou, Idi, Doulidio, je trouve Corsica Brima. Ultimo jour, nous pepons et azo candidat dur à Pecho qui toque à l'élection des législatives. I Gandiadi annoncent à Staser, à Beporta, officiellement aux Gartular in préfecture. Et so, paraît I Gandiadi indiguatro, circondilis ou l'affaire Moubuntu. Au barco, on a duré les gourses et gaffes studiées d'Agustin, ils ont 50 ans. D'abord, il mercure et sina domani, et bibro punemo riburti nanta a frequentazione di idia, si o a briservazione di loghi naturali. O di be parlane, François Geron, mi ui retore di ubenerse, e l'imbidado di su Corsica Brima. Ma principiamo con questa informazione cascata qualche minuto fa, Camille de Rocaser ha deciso di andare a pone a sua candidatura in prefettura per ciò che tocca le elezioni legislative e per che sa ha principiato a fare campagna da poi pareti giorni, ha anche partecipato al nostro dibattito di un'altra François Corse via Stella per un secondo circondo a Pomonte. Stiamo a sentire la reazione di Camille de Rocaser al telefono era qualche minuto fa. J'ai toujours dit que je faisais la politique dans la cohérence et la clarté. Je ne vais pas, je dirais, tromper mes amis, mes vrais amis, les électrices et les électeurs. Je suis quelqu'un de fidèle et loyal. Il se trouve qu'il y a du parasitage dans cette élection. Il se trouve que je n'ai pas eu certains soutiens. J'avais des soutiens nouveaux, ce qui était étonnant d'ailleurs, qui m'ont fait plaisir. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas un intérêt particulier pour les idées qu'on peut porter, mais uniquement c'est l'arithmétique électorale. Voilà. À partir du moment où il y a un risque de division supplémentaire et d'avoir, je dirais, des parasitages, bon, pour passer le premier tour, voilà, je préfère effectivement ne pas me présenter. Camille de Rocaser qui soutiendra à Valérie Bozzi in de su secondo circondo a Pomonte ci ulteremo stasera. L'altri candidati elli saranno dunque pareti in de quattro circondo di Anostris sulla pelle elezioni legislative. O primo giro sarà da qui a tre settimane, ma i candidati un anno che se na stasera be porta o gartulare di candidatura in prefettura Ubuntu cu Dominique Moret. Quanto saranno essi candidati? Un numero giusto si saprà stasera. Le candidature per essere sposi in privitura in a 6 ore. La maggior parte dei candidati si facciano conoscere innanzi in cui servizi, ma ci può essere dichiarazioni spontanee sin dall'ultima minuta. Può arriver che nous ayons des candidats qui se présentent sans avoir au préalable demandé rendez-vous, puisque nous pouvons recevoir des candidats jusqu'au vendredi soir et qui n'ont pas, en théorie, pas besoin de prendre rendez-vous sur Internet. Nous sommes obligés de les recevoir quand même. In 2017 c'erano 35 candidature nei quattro circondi di Corsica. Quest'anno ce ne potrebbe essere da 35 a 40. I servizi di aprivitura facciano due verificazioni, una amministrativa o giorno che disaccolti a Uscagno i pretendenti e un'altra di più a Nantau Vondo. L'uni, la lista di candidature accettate, sarà pubblicata Nantau Sito di un Ministero dell'Interno. L'ordine di candidati a Nantau Panelli gli è tirata all'imbusca l'uni di no. E da Zabè chi fra si candidati stasera di Julien Morgan, chi candidato in due primo circondo a Cismonte, chi sarà un po' imbidato in de intanto in campagna, sarà a 7 ore meno e genanza o ostro Corsica Zera. E come tutti i venari o mancademica stasera a ostra emissione rivista, Jean-Vitus Albertini e i nostri gonfradelli di stampa isolana bulteranno di sicuro ananta l'attualità di a settimana passata, toccherà ben inteso a stelezione legislative, rivista di dunque stasera a autore de Gedo Baustro Nudiziale Nanta François Corse via Stella. In giustizia ho attocchemo a avvine di un terzo progetto di Eric Coppolani davanti all'assise d'Aix-en-Provence, questo gli è sempre giudicato per ciò che tocca all'assassinio d'Antoine Nivagioni nel 2010 e rilaugato generale aveva mandato 30 anni di brigio contro lui, ma l'ha detto ciò che lo aveva pillato mentre il primo progetto si aspettava a decisione di agorte mentre chi ha difesa domanda stamane l'acquittamento. Sur place, on retrouve Marie-Françoise Stefani avec Hermine Costa. Éric Coppolani ne sera pas l'accusé condamné par procuration à la place de Jacques Santeugne, présenté comme le chef du petit bar que la justice ne parvient pas à juger pour raison de santé, s'est exclamé maître Bruno Rebstock dans sa plaidoirie. Avant lui, maître Pérez Canelletti avait expliqué que selon elle, les éléments avancés par l'accusation contre Éric Coppolani ne sont pas probants.
Le fait sur les faits du 11 mai 2010, eh bien, que l'on retrouve son ADN sur un bouchon, eh bien, n'est absolument pas significatif. Et au regard des décisions de jurisprudence, l'ADN seul, et Dieu merci, ne peut emporter la conviction en faveur d'une déclaration de culpabilité. Et s'agissant des faits du 2018, eh bien, il ne repose essentiellement que sur la parole de Patrick Giovannoni. Les déclarations du repenti ont été effectuées dans un cadre hors légalité, ce qui est ressorti bien évidemment. Par conséquent, les déclarations du repenti ne sont pas crédibles. Dans un scénario identique à celui des précédentes audiences, les avocats de la défense ont demandé l'acquittement d'Éric Coppolagne hier. L'avocat général a demandé une peine de 30 ans, comme il l'avait fait lors des précédents procès. Éric Coppolagne a été condamné lors du premier procès à une peine de 30 ans de prison. En appel, la cour avait prononcé une peine de 25 ans. Le verdict est attendu cet après-midi. Projeso inassise sempre ma inaya chuawa, custi di nuto che mua vine di idioti di perotto bersone accusate di racket, proa d'omicidio e forzadura nanta due commercianti bonifacin che in lo 2018 e mostre di abarte civile soawa fini de toccherà a ifesa di vassio alè stu dopo mesiorno. O palais de justice d'Ajaccio retrouve Florence Antomarchi et Marion Fiamma. Sortis émus de la salle d'audience en fin de matinée, les deux avocates de la famille Arcadu, victimes ce 16 septembre 2018, ont rassemblé les faits, les émotions et les débats, rondement menés d'ailleurs par la présidente Gaëlle Collin. Depuis 10 jours. Santaloukine d'abord a tranquillement distribué les rôles et les noms d'oiseaux pour les 8 accusés, la menteuse pathologique de Dorina Mattei et l'acteur de Commedia dell'arte, son compagnon Filippo Pisanu. Ils forment le couple infernal, dit-elle, sans lequel rien ne se serait passé. Elle s'adresse à la cour. Vous devez tous les déclarer coupables des chefs d'inculpation retenus contre eux. Anna Maria Solacaro, elle, veut tordre le cou au doute qui s'est instillé pendant les débats. Peut-être, dit-elle, l'intention de tuer, l'intention de violer n'existait pas avant de pousser la porte avec force ce dimanche. Mais n'oubliez pas le pétage de plomb. Quand les 3 accusés à l'intérieur découvrent qu'au lieu des 3 millions d'euros envisagés, ils n'auront que 2400 euros. C'est là, quand ils n'ont plus rien à perdre, que surgit l'intention des violences les plus extrêmes, dit-elle. Les jurés magistrats écoutent maintenant le réquisitoire de l'avocat général qui va l'un après l'autre poser les peines de chacun des accusés. O barco nadurale regionale Gorsiga festidia di Agustano iso 50 anni, da poi mercoledì vi proponiamo riporti in antaso storia, iso missione e sfide importanti come la frequentazione e la preservazione di spazi naturali e per parlare o dirigeremo a François Gironi, mi salute, si è il rettore di O barco e Gorsiga, 50 anni dunque per principio, poi che è in mente quando la si parla di tutte le sanate di Drawaia, prima ciò la sape che O barco e Gorsiga fa parte di i primi barchinati a livello nazionale. E infatti il barco Igorsk è nato oggi in maggio di 1971 e era uno dei primi barchi a livello nazionale. Il primo barco mi pare che era Scarpesco nel nord in 69 e dunque sono 50 anni oggi, da poi qualche giorno che festeggiamo questi 50 anni il barco che è un un'età abbastanza matura e geradio, ma di nuovo il barco oggi porta parecchi progetti attuali e che sono in ballo con la società isolana Udinca. Il grosso cartolare è la sicura che abbiamo in mente quando la si parla di UBNRC, di questione che molto spesso, di frequentazione turistica di gente in generale in di luoghi naturali, si parla spesso di scandola o di gervin in 245.000 persone sono passate anno. Sì, ce l'ha detto che la frequentazione di questi luoghi, ce l'ha detto che è un bene, in prima lettura, perché sto mestione bene noi in corsi a scoprire il nostro patrimonio naturale e culturale che è magnifico, ma di noi ce l'ha detto che questa frequentazione ce l'ha ammaestrata di un impegno maggiore in uguale il barco è presente da voi tutti gli anni e siamo a fianco a quelli che ci portano i turisti. Voglio parlare di Watela, per esempio, non ha usato Scandola, che è un sito isolano scritto al patrimonio mondiale dell'UNESCO. Dunque c'è una frequentazione importante, ciò l'ha accompagnata, la maestrale e ciò che avevamo qui i professionali.
Qualche chiffre a wow, barco so 440.000 ettari di spazi, 51% di nostri isola, ma solo 20% di popolazione ed è in una missione di rivitalizzazione di radio dell'interno. Iber, una prima missione di barco, per barco si parla mica di competenze, come una comune o una collettività, per esempio, ma si parla di missioni che sono scritte da cartola di barco che è appena uso ADN. Dunque, in questa missione, come l'avete detto, ci sono i paesi, a montagna i paesi e campagne corse. Dunque, il barco si impegna in queste campagne rurali. Il barco è l'istituzione di sviluppo durevole. Dunque, c'è a mettere in ballo l'uomo. L'attività economica e l'ambiente, dunque di un scopo maggiore che noi ci attacchiamo a portare. Per compiere in furia l'altro cartolare importante di Ubar, che quale si parla in noi di animali, gervi, l'altore e muvre, come li si portano tutti questi? Eber, ce l'ha detto che veniamo di Principia, un programma maggiore, un programma LIFE, con la partecipazione di l'Europa e dell'Ufficio dell'Ambiente di Corsica. 3,2 milioni di euro saranno spesi in questo programma per l'Altore, che è una spesa magnifica. A ringraziarvi François Geronimi di essere stato nostro invitato. Parliamo di Stinovazione in Piadia Orientale, in due circondo d'Aleria, un'impresa di Daboi Bogu a Brima e Francia, a Fabiadia, e sono machine all'idrogeno verde. Un riporto di Frédéric Danesi e Enzo Giuliano. Silenziosi, sti carrozzi martano a 100% all'idrogeno verde, bisogna qualche minuto per caricarli. Di a concretizzazione di un progetto nato 3 anni fa, desta impresa in Piad Orientale specializzata nell'isolazione. Il sistema è semplice, fu presentato ai partenari e all'istituzionale. Notre installation est constituée de panneaux photovoltaïques qui produisent de l'énergie à partir de solaire, qui vont alimenter donc nos deux électrolyseurs. Donc cette énergie va servir à séparer la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène lui va être stocké, comprimé, pour servir finalement de carburant à nos chariots élévateurs. L'oxygène, lui, aujourd'hui n'est pas encore valorisé et va être rejeté dans la nature sans impact environnemental. Se l'impresa corsa ia prima a sfruttare l'idrogeno verde per muoversi, l'investimento non è ancora rentabile. 1,5 milioni d'euro in cui l'aiuto di Stato e anche di territori. L'obiettivo è di farsi la valenza in questo mercato e sviluppare l'attività per proporre questa tecnologia non a tutta l'isola, l'anno bene. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour obtenir des camions, des trains, des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène et qui soient commercialisables à un prix raisonnable. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Ces éléments existent, mais ils sont très très chers encore. Donc ça va descendre doucement. Et donc l'idée, pour nous, c'était de se préparer en apprenant ce nouveau métier pour être prêt quand les camions seront disponibles et accessibles en termes de prix d'achat, quoi. Longa strada per sbucare spar di questa faccenda per i trasportatori dell'isola, in più di un prezzo più caro che il carburante, a produzione ella e poca per ora. Ecco dunque per su Corsica Prima, prossimo appuntamento con l'attualità a Sabede di Dunca Stasera a 7 ore con Corsica Sera di Marianne Romani. Per noi ci troviamo a 8 ore. Buon appetito e a Stasera.